Diamo nuova vita al pollo. Lo rianimi? Cucina virtuale, sì, oggi cosa? Sempre qua siamo. E per forza. Bene. Oggi, a meno che non vuoi andare al canale di qualcun altro. No. Allora, non lo sapperanno, portami con te! Oggi siamo qua per preparare un secondo veramente gustoso e con pochissimi ingredienti e pochissimi sensi di colpa. Come far diventare un triste petto di pollo un goloso cartoccino al pollo. In due varianti, che ridi? No, mi sono messa a ridere per il petto di pollo triste. È molto triste il petto di pollo, è penso il piatto più triste della storia dell'umanità. Sì, poi sì, quando è alla griglia, proprio a me fa venire da piangere già il prepararlo. Quindi devo trovare delle alternative golose per cucinarlo. Una un po' più golosa per la parte da questa parte, insomma. La parte sana. La parte sì, insana della coppia. E uno un po' più light per noi donne che siamo sempre lì con un occhio alla bilancia e un occhio però al gusto. Bene, quindi state attenti a questa ricetta, andiamola a preparare. Allora. Ed ecco gli ingredienti per preparare il petto di pollo al cartoccio goloso. Semplici varianti per un pranzo veramente veloce, ma nello stesso tempo saporito e anche non pesante. Vero Inzino? Sì. Allora, per la variante numero 1 ci occorrerà mezzo petto di pollo intero, un limone bio, poi del ginger, della mostarda dolce, bravo. Io vi suggerisco questa della Mail, che è troppo buona al miele ed è buonissima. Per la variante numero 2 invece ci occorrerà mezzo petto di pollo, l'altra metà, del pomodorino o del pomodoro, io userò un pochino, un pezzetto di Emmental, poi naturalmente sale e olio vergine d'oliva. Olio extra vergine d'oliva. Va bene. Del pesto. E una barra due sottilette, non sappiamo quante ne useremo. Naturalmente l'alluminio. Poi, come utensili ci servirà, come cosa fondamentale per il nostro cartoccio, ci servirà naturalmente l'alluminio. Non è un buon cartoccio se non c'è l'alluminio, giusto? L'alluminio, se non c'è l'alluminio... Non c'è cartoccio. Giusto. Allora, cominciamo subito. Prima cosa dobbiamo tagliare le coscette. Va bene. È il petto questo. Come prima cosa separiamo il petto e facciamone due metà. Faccio prima la variante golosa numero 2. La variante golosa che chiameremo mediterranea. Come vedete pratico dei tagli lungo tutto il petto di pollo senza però separarne il pezzo. Così. Quindi affetto i pomodorini. Allora, come prima cosa salo ben bene il tutto e metto il sale anche sui pomodorini e li faccio ben bene salare. Quindi comincio a farcire il mio pollo, ok? Adesso, dopo aver messo il pomodoro, inserisco dei pezzettini di formaggio. Sì, i pezzettini di formaggio sono buoni. Tagliate tutto abbastanza sottilmente. Quindi prendiamo la sottiletta e mettiamone un pezzettino in ogni fessura, però dall'altra parte, non dove abbiamo messo l'emmental, ma dall'altra parte. E se gli ingredienti sbordano un po', non è importante. A questo punto entra in gioco il nostro pesto. Sì. Che pesto utilizziamo? Noi usiamo il pesto tiguglio, quello classico. Esiste in commercio anche il pesto senza aglio per coloro a cui non piace. Vabbè, ma il pesto senza aglio non ha senso, però scusami. Vabbè, a alcuni non piace l'aglio. Ma non capite pesto... niente. No! Andate. Insinuatene un pochettino dentro le fessure, così. Che schifo! No, è buonissimo. È un po' fuori. E poi sporcate anche tutto il pollo
un po' da tutte le parti. Prendiamo il nostro alluminio, grattugiate su tutto un poco ancora di Emmental. Potrebbero grattugiare anche parmigiano? Sì, ma l'Emmental viene filante, no? L'Emmental viene filante, tu lo sapevi? Eh? No! Ora lo sai. Non lo so da 4 anni. È solo 4 anni, hai ragione. Mettiamo sopra un filo d'olio. Un buon odore pure. Voilà. E inforniamo al cartoccio, quindi. Il sale. Al cartoccio. Per quanti minuti? Per 30 minuti a 200 gradi. Forno ventilato? Forno ventilato nella parte bassa del forno. Seconda variante, leggermente più light. Tagliamo qualche fettina di limone, ragazzi, che sia un limone bio perché deve cuocere insieme al pollo, e tagliamo la fettina in maniera veramente sottile. Sbuccio lo zenzero fresco. Prendiamo la nostra buonissima mostarda al miele. Buona, buona. E questa è veramente buona. E col dito cospargiamola un po' ovunque. Questa volta la metto prima, perché voglio che proprio, essendo meno condita la situazione, voglio che vada un po' in tutti gli interstizi a condire il mio pollo. Prendiamo le nostre fettine e inseriamole al centro della tasca. Dopodiché grattugiamo lo zenzero sopra il nostro pollo. Io lo posiziono per lo più sulle fettine di limone, perché dopo la cottura proprio lo rimuoverò. Anche qui sale, metto anche un altro po' di scorzetta di limone, un filo d'olio extravergine d'oliva. In forno, sempre ventilato, 200 gradi, mezz'oretta circa, nella parte bassa del forno. Invitante, invitante. Adesso lo adagio sul piatto, così, proprio con il cartoccino. A me piace portare il cartoccino in tavola, certo, tolgo la carta in eccesso, non ne porto tantissima, ma mi piace portare la carta a tavola proprio per contenere tutti i liquidi del cartoccino. E buon appetito, guardate che carino. Il cartoccino light invece ha asciugato tutto il suo contenuto ed eccolo qua pronto per essere gustato. Anche di questo vi lascio le foto e noi ci vediamo dopo per dirvi com'erano. Bene, avete visto com'è semplice preparare questo pollo? In pochi minuti basta fare 4 tagli, farcire bene e poi fa tutto il forno. E quindi una ricetta simpatica, piuttosto del pesce, quindi preparate il nostro pollo al cartoccio. È vero, e soprattutto è carino anche da portare a tavola, è un po' un sì, è anche tascabile, diverso. Anche tascabile, perché se voi chiudete bene il cartoccio lo potete portare in tasca tranquillamente e poi aprire il cartoccio, certo, e mangiarlo, amore, in strada. Certo, certo, non so perché, ma detta da te questa cosa non mi pare nemmeno tanto assurda. È vero? Però va bene così. Adesso... Ma tu mi conosci. Sì, infatti lui bene, lo farebbe. Quindi... E adesso, ragazzi, provateli voi e soprattutto diteci che varianti applicherete al nostro piatto. Aspettiamo tanti commenti e tanti suggerimenti per nuovi cartoccini golosi per far sorridere quel triste petto di pollo. Noi vi aspettiamo sempre, anzi io vi aspetto sempre su Ombretta e su Arte per te, gli altri miei due canali, e con questo bell'imbusto qua vi aspettiamo sempre nella nostra cucina virtuale. E noi ci rivediamo sempre qui sulle vostre tavole. Ciao, ciao.